Salve a tutti ragazzi, sono sempre io, Mr. Tyke, e benvenuti a questa 26esima puntata di Minecraft con mod Backwalls. Finalmente, ma finalmente, dopo tre puntate riusciamo a fare l'annunciatissima figata, almeno che a me piace veramente tanto. Sì, vabbè, il mio italiano come al solito si va a fare un giro al mare, si va a fare... E niente, praticamente finalmente riusciamo a fare, come ripeto, questo oggetto. Questo oggetto è un'arma, ma adesso possiamo svelare che cos'è. Ed è, quindi passiamo anche al crafting, ed è l'electric bow. Eccolo qua, che sarebbe un arco elettrico. Quindi si ricarica e non finisce mai, diciamo, non si rompe mai, va solo ricaricato. Sicuramente a molti di voi gli saranno scese le pallette per terra a dire tutta sta figata proprio questo qui. Non penso proprio. Vabbè, comunque a me piace veramente molto perché è funzionale. Poi ha anche due modalità di lancio. Allora, il crafting è davvero molto semplice, visti i crafting precedenti che abbiamo fatto. Semplicemente tre fili di ragnatela come un arco normale. Anziché mettere i bastoncini qui, se ci mettono due enrice d'alloy e un energy tablet, ovviamente per tenere la corrente dell'arco. Come ripetevo, sì, perfetto, dopo questa me ne posso anche andare. Come ripeto, l'arco è ricaricabile, quindi non finisce mai, va solo ricaricato. Ok, craftiamo subitino. Allora, vediamo un po' se mi ricordo come si crafta. Prendo tutti quanti gli oggetti, craftiamo subito 4 erice d'alloy. Ok, perfetto. E adesso devo craftare l'energy tablet. Vediamo un po' se mi ricordo anche questo. Se mi ricordo questo, ragazzi, sto facendo passi da gigante. Mi rivolgo alle persone che mi guardano sempre. Mi sono ricordato come fare l'energy tablet. Mi rivolgo alle persone che hanno visto i miei video precedenti, che io con i crafting proprio zero, cioè dopo 2 secondi mi discordo. Ok, energy tablet, 2 enriched alloy e una ragnatela. Allora, sì, una ragnatela, 3 fili di ragnatela. Ed ecco qua l'electric bow. Allora, prima di prenderlo vi dico, ragazzi, che non potete caricarlo nella battery box normale, ed è per questo che nella scorsa puntata non ho potuto fare l'electric bow, ma ho fatto l'energy cube, che praticamente solo con gli energy cube è possibile ricaricare l'electric bow. Ovviamente le frecce sono sempre quelle che utilizziamo normalmente, quelle fatte di piuma, flint, bastoncini, cosa c'è, Findus, non lo so, boh, vabbè, qualcosa. E quindi prendiamo un po' di freccia che ho accumulato in tutto sto tempo, che gli scheletri mi hanno donato con molta felicità. Che figata. Ok, allora scendiamo giù e poi dopo, sì, ok, ho posizionato qui all'entrata della corrente principale tutti i generatori e soltanto l'electric cube, l'energy store, che poi praticamente va a caricare le batterie normali. Vi spiego tutto dopo, verso la fine del video, quando finiamo con l'electric bow, perché ho fatto delle sostituzioni in ambito di corrente. Allora, ricarichiamo l'electric bow, che se non sbaglio si mette qua dal più. Perfetto, sta scaricando la batteria, sta caricando l'electric bow. Pensavo che costasse di più quando l'ho visto la prima volta, poi dopo sono andato a vedere quanto ci voleva farlo, è veramente, cioè, veloce. Ok, andiamo con l'electric bow, vediamo un po' se riusciamo a provarlo. Allora, no, prima vi devo spiegare una cosa. L'electric bow ha due modalità di fuoco, come dicevo prima. Allora, bestie qua non ce n'è, vero? Dietro qua ci dovrebbero essere dei maiali. Vediamo un po' se riesco a prenderlo. Io, ragazzi, vi anticipo che quelle frecce sono una frana. Quindi, tasto destro come al solito. Non si vede la freccia. Wow, ci sono arrivato vicino. Non riesco a prenderlo. Devo andare a prendere poi tutte quelle frecce. Vedi che te l'ho preso. Questa è la modalità di fuoco normale. Se siete lontani, però io non posso fare niente. Vediamo un po' se riesco a prendere giù.
Oh, ci posso anche arrivare. No! Sono una frana, ragazzi, eh. Oh, finalmente l'ho ammazzato, posso andarla a prendere. E la seconda modalità di fuoco, ragazzi, è quella più bella, anche se non si dice, di tutti. Nel senso che premendo il tasto Shift e il tasto destro esce Meccanism Fire Mode On. E adesso vi faccio vedere subito la figata. Carichiamo l'arco normalmente, la sparo un po' più vicino questa. Tac, le frecce infiammate, infuocate, sono veramente una figata. Ovviamente si possono andare anche a recuperare. Quindi scendiamo subito e andiamo a recuperarle. Recuperare anche la carne di bestia. Non lo so se ammazzando con l'arco. Oh, perché non mi va più? Oh, ah, ok. Penso che si fosse scaricato il mouse. Non so se con le frecce infiammate la carne, se non sbaglio, già è cotta. Adesso non ricordo. C'è un dettaglio che non ricordo. Allora, quante frecce ha lanciato qua? Ecco la carne. Qua c'è del carbone che devo venire a prendere per. Pensa che mi si sta scaricando la batteria del mouse. Dicevo, devo venire a prendere per il. No, ma non posso. No, non ci sono più le frecce. Sicuramente ci sarà qualcosa che non sapevo, che se le lanci troppo lontane non te le farà cogliere. Boh. Vabbè, allora prepariamoci. Ah, dicevo, il carbone per il tunnel bore, sì. Allora, prepariamoci le frecce. Dovrebbe essere. Diamo un po'. Ok, rimane acceso, quindi. Diamo un po' un'altra bestia. Un maiale, dai, pigli. Eccoli lì. Ti voglio ammazzare con la freccia infiammata. One shot. Sì, carne già cotta. Perfetto. Quindi non c'è bisogno che andiamo a cucinare la carne. Penso che sia la stessa cosa con le mucche. Andiamo a vedere. Ragazzi, è una figata Starco. È veramente una figata. E poi come vedete si consuma veramente a rilento. Quindi. Sì, come vedete sicuramente. One shot da vicino. Grazie al belino. Allora. Carne cotta anche di vacca, perfetto. Almeno penso, vediamo un po'. No. Ok, carne cotta anche della vacca, perfetta. Io qua sto buttando tutte le mie frecce. Il crafting delle frecce è veramente una cavolata. Però il fatto è che consuma un po' di materiali. Cioè il flint a noi ci serve per il crusher lì, no, per. Purification chamber, quindi non è che ne potremmo, non è che possiamo utilizzare tantissimo. Comunque. Oh, mouse! Ok, devo fare una colletta a casa mia, devo comprare un mouse, se no non posso registrare bene. No, vabbè. Ok, vabbè, qua ancora devo sistemarmi il mio giardino. Adesso, per quanto riguarda l'arco, come al solito, è arrivata la fase finale della spiegazione di questo video. Per quanto riguarda l'arco, abbiamo concluso. Penso che per il momento non ci siano aggiornamenti, altrimenti se no ve li riferisco nei prossimi video. Ed è veramente una figata, questo lo posso dire di nuovo, a me piace. Oh, poi non so, a voi, magari voi l'avete già fatto. Voi che seguite i video, diciamo. Adesso andiamo agli aggiornamenti che ho fatto alla casetta. Ogni volta che dico aggiornamenti mi devo sempre buttare qua giù di sotto. Allora, come dicevo, io ho messo l'Energy Cube qui, all'entrata, diciamo, di tutti i generatori. Tac, sì, qua c'è l'entrata di tutti i generatori, come potete vedere. Perché avevo detto nella scorsa puntata che l'Energy Cube non necessita di trasformatori, quindi possiamo entrare con 240, con 60, con 120 volt, tranquillamente, che non esplode. Per quanto riguarda invece. Sì, per quanto riguarda invece il problema che vi avevo detto sempre nella scorsa puntata, che era segnato come 5 MJ, ma ne tiene 1000 di kJ. Sì, 1000 kJ, quindi. Oh no, erano segnati come 5 MJ. Adesso non so se mi sto ripetendo, però pensavo di aver errato. Erano segnati come 5 MJ, ma ce ne dà 1000 kJ, quindi 1 MJ solo. E il motivo, da quanto ho letto, non è un problema del macchinario stesso, ma che se mettiamo degli aggiornamenti, no, come si dice, dei potenziamenti, possiamo arrivare fino a 5 kJ, a quanto ho letto. E poi magari vedremo mano a mano, magari faremo qualche potenziamento e vediamo un pochettino a quanti kJ riusciamo a arrivare. Dicevo, allora l'ho messa qui così almeno ogni generatore non ha necessità più di
non ha necessità più del trasformatore, quindi li possiamo collegare anche assieme, perché io ho collegato ad esempio l'hydrogen generator ai pannelli solari che vanno a 120, quindi 240-120 non hanno problemi, quindi non esplodono i pannelli, non succede niente, state tranquilli, potete stare tranquilli. E poi l'uscita, l'unica uscita l'ho collegata alla battery box, poi tutte le altre battery box le collegherò qua, perché secondo me, per il momento, le battery box a livello di qualità e di quanto può ottenere e di quanto costa il crafting, per il momento sono le migliori. Ripeto, per il momento, poi mano a mano ricercando, o se voi avete dei suggerimenti, mi raccomando, commentate e magari andiamo avanti con qualche altra cosa. Sapete di qualche altro accumulatore di corrente che è migliore della battery box o dell'energy cube, potete tranquillamente commentare e poi magari facciamo qualche altro video. E quindi questo qua per quanto riguarda accumulatori. Sì, vabbè, l'arco si può ricaricare soltanto qua dentro. Lì è heat generator, ho il gruppo di continuità. Li ho scollegati direttamente dalla battery box e li ho fatti andare soltanto all'hydrogen generator. Quindi la corrente che si viene a produrre, che adesso qua non sta producendo perché sta scaricando di brutto. Quindi la corrente che si produce dagli heat generator, questa è solo una prova, va direttamente all'electrolytic separator e alla pompa. Questo perché? Perché facendo un po' di ricerche è normale che fa questo movimento che va a scatti perché c'è poco idrogeno, cioè c'è poca produzione di idrogeno. E come dicevo, vedete, c'è l'acqua che ce n'è poca perché la pompa consuma un casino, quindi magari mettere un generatore solo per la pompa. Questo è tutto in fase sperimentale, se è l'hydrogen generator. L'ho fatto, ma boh, ogni volta c'è sempre qualcosa di diverso. E dicevo, arriva direttamente qui e voi dite, vabbè, però non potevi collegarlo direttamente alla batteria. No, perché la potenza che sviluppano gli heat generator a livello di potenza, non di voltaggio, è leggermente inferiore all'hydrogen generator. Quindi l'hydrogen generator funziona quasi come un amplificatore di corrente. Perché quanto questo qua sta un secondo acceso, magari lì ce ne vogliono 3 secondi per fare la stessa corrente. Ecco, è una cosa che si guadagna minimamente. Quindi, secondo me, come generatore agli inizi non serve a molto. Magari se si vuole fare poi in futuro e allargarlo con altri electrolytic separator e abbiamo più energia, secondo me questo è un tipo di generatore che non va fatto all'inizio all'inizio del cioè quando si inizia a giocare con questo modpack o comunque in generale con questo tipo di mod. Quindi non lo so, se volete farlo fatelo se siete all'inizio, altrimenti magari fate qualche altro generatore. Io consiglio all'inizio di fare l'heat generator perché sono veramente ottimi. Ah, un'altra cosa che vi dico che ci sono capitato prima e veramente mi sono incarognito. A proposito, qui ho messo di nuovo l'interruttore per staccare la corrente. Non salite mai sopra l'heat generator in questa maniera. Io adesso non ci vado, sono sopra il cavo, non sopra lì. Perché prima per andare a mettere 2 cubi di coble sono finito dentro la lava perché si era un attimo buggato. Per fortuna che non ho perso niente, o almeno se ho perso qualcosa era di minimo perché non me ne sono accorto neanche. E quindi non ci salite mai sopra perché fate una brutta fine. E niente, nella prossima puntata, ragazzi, 99 su 100 se non mi vengono altre idee, sicuramente vedremo un nuovo tipo di generatore che sarà utile, non genererà sempre, però genererà quando ci servirà. E quindi è davvero utile che poi ve lo farò vedere. Ma non vi annuncio niente come al solito, non vi dico qual è il generatore. Allora, siamo arrivati alla fine del video, ragazzi. Se vi è piaciuto il video, mettete mi piace. Se non vi è piaciuto, come al solito, non mettete non mi piace, ma commentate. E se volete continuare a seguire i video e rimanere aggiornati, iscrivetevi al canale. E mi raccomando, se vi iscrivete, io. No, sembrava tipo una cosa come una tangente. Non dovevo dire questo. Cioè, stavo dicendo che se vi iscrivete vi saluto. No. Se mi date l'onore della vostra iscrizione e commenterete abbastanza, vi saluto come faccio sempre con tutti quanti gli altri nuovi iscritti che continuano a commentare. Grazie mille ragazzi che vi siete iscritti e che non vi siete iscritti e che avete visionato il video. Grazie mille e ciao a tutti ragazzi! Madonna, che confusione sto saluto. Ciao ragazzi!